Una buona giornata e ben ritrovati a Tra le sponde e le pendici. Continuiamo con il nostro format all'interno del format che è denominato By Walking. Andiamo a visitare luoghi, città con la prospettiva del turista camminando attraverso i luoghi che scopriamo nel nostro itinerario. Oggi, lo avete già intuito probabilmente, mi trovo a percorrere le antiche mura di Pisa, un camminamento che è stato messo a disposizione dei visitatori e dei turisti a partire dal maggio del 2018. Si può visitare regolarmente secondo gli orari ovviamente prestabiliti. C'è un'associazione che cura l'accesso e lo regolamenta, ed è una bellezza veramente scoprire questo camminamento che è stato iniziato praticamente nel 1154, poi una decina di anni dopo completato nella sua parte almeno a nord del fiume Arno. Poi c'è una diramazione dall'altra parte, quella che coincide con l'attuale Giardino Scotto. Insomma, un camminamento bellissimo dal quale si può accedere da 5 accessi. Noi abbiamo deciso di iniziarlo da quello più a est, diciamo, rispetto a Piazza del Duomo, dal camminamento antistante l'accesso di Piazza Federico del Rosso, con una torre di legno che stiamo vedendo nelle nostre immagini. Per quanto riguarda le fasi della costruzione delle mura, sono accertate tre epoche diverse: una romana, una alto medievale e l'ultima, quella costruita al tempo della Repubblica di Pisa. La nostra camminata lungo i 3 km delle mura sarà basata soprattutto sull'immagine, come spesso facciamo, e soprattutto quando ci avvicineremo a Piazza del Duomo, ma un reperto storico di siffatta importanza merita anche alcune descrizioni fatte da un esperto. E allora ci avvarremo della preziosa collaborazione dell'amico Ferruccio Bertolini della Compagnia di Calci, esperto di storia pisana. E partiamo subito dal vicino bastione del Barbagianni e dall'omonima torre. Qui siamo appunto al bastione del Barbagianni, edificato nel 1550, e alla torre del Barbagianni. La torre del Barbagianni e le mura che vediamo qui sono molto antiche, risalgono all'allargamento murario della cinta muraria della città 1154-1162. Sono importanti perché qui dal 29 giugno al 10 luglio del 1500 avvenne un assedio. Praticamente Firenze voleva conquistare Pisa insieme ai francesi, a Guasconi e agli svizzeri. I pisani avvelenavano le polle d'acqua e quindi costringevano gli assedianti a attaccare Pisa dove volevano i pisani. E sapevano che con le armi a disposizione dei fiorentini e dei francesi le mura sarebbero crollate, e quindi cosa fecero? Donne, bambini, anziani incominciarono a costruire un fossato che andava dal ponte di Spina, cioè la fortezza, fino alla porta Carcesana. Questo fossato era largo 4 metri e profondo 4 metri. Dietro a questo fossato, ancora nell'interno della città, queste donne, questi bambini avevano costruito delle mura posticce, alte 3 metri e spesse 8 metri. Spesso e volentieri, quando magari delle ragazze, dei bambini venivano colpiti dai colpi d'artiglieria, le madri baciavano in fronte questi bambini, segno della croce, e li buttavano dentro l'intercapedine di queste mura. Tanto era importante mantenere la libertà. E qui, proprio in quel periodo, le mura crollarono, ma i fiorentini si trovarono in trappola, perché di fronte avevano appunto questo fossato e queste mura. L'assedio venne respinto, così come venne respinto a Stampace nell'estate del 1499. Memoria di questo assedio si trova oggi in Palazzo Vecchio, dove si vede appunto la presa di Pisa, ma in realtà non fu una presa di Pisa, ma fu una resa di Firenze, perché anche lì Firenze fu sconfitta, buttarono giù le mura, ma non riuscirono a conquistare la città. Un
uno degli aspetti più interessanti del percorrere le mura di Pisa è quello che da quassù si ammirano degli scorci della città diversi, alternativi da quelli classici, al di là del fatto che da qui si scoprono dei giardini bellissimi, spesso privati, ma anche no, come quello che è alla mia sinistra adesso, che è il Parco delle Concette, bellissimo, recuperato, sede di cinema estivo, ma anche delle visuali fotografiche molto belle di campanili, di chiese, insomma scorci interessanti che dalle mura di Pisa offrono una Pisa diversa. A proposito di luoghi recuperati e moderni, quello che vediamo adesso è l'immobile delle Officine Garibaldi, una struttura importante perché sede di centro congressi, mostre, convegni e quant'altro, adiacente proprio alle mura. A proposito di scorci inediti, ecco che adesso ci soffermiamo sul rettilineo della trafficata via Garibaldi. Siamo esattamente sopra via Garibaldi, alla mia sinistra il centro sociale e volgendomi con la panoramica sulla destra vediamo l'altra parte della strada che incrocia via Gioberti. Siamo proprio sopra la porta Calcesana, perché infatti questo è il nome di questa porta. E allora ora noi scendiamo di quota e andiamo giù a chiedere a Ferruccio Bertolini il perché del nome Porta Calcesana. Porta Calcesana perché da qui parte la via Calcesana che porta appunto a Calci. E sulla porta vediamo lo stemma di Calci, i tre calzari, e l'interno della città si chiama appunto Calcesana. Qui i calcesani facevano il pane, era proibito macinare il grano e fare il pane nello stesso luogo, e quindi i calcesani macinavano il grano a Calci e facevano il pane a Pisa. Questa zona di Pisa, Calcesana, ha dato anche origine a una squadra del gioco del ponte, il Calcesana, che aveva la bandiera attuale del San Michele. Eccoci adesso ad un altro luogo che ha una visuale molto particolare da quassù, ma gli appassionati di calcio in particolare forse riconosceranno questo terreno di gioco che è lo storico campo della Freccia Azzurra, una società di calcio giovanile pisana appunto che ha fatto la storia di questa disciplina a livello giovanile nell'arco dei decenni, tante partite infuocate e tanti giocatori che qui sono cresciuti, poi hanno fatto una grande carriera. Ne ricordo solo uno che ho visto proprio in una gara di calcio giovanile, Daniele Mannini, che sta lì agli onori delle cronache con gli Osservatori anche per una bellissima partita giocata qui contro la Freccia Azzurra. Ecco qua. Siamo tornati in quota con Ferruccio, adesso siamo all'accesso di Piazza delle Gondole, una piazza molto carina che ha una storia particolare. Innanzitutto perché Piazza delle Gondole, Ferruccio? Piazza delle Gondole perché qui arriva il fosso del mulino che parte da Ripafratta e quindi dal fiume Serchio e termina qui insieme all'acquedotto di Asciano che portava l'acqua appunto dal Monte Pisano alla città. E qui arrivavano le gondole, ovvero delle chiatte, delle imbarcazioni che mettevano in comunicazione Ripafratta e quindi tutto il territorio dei bagni di Pisa con la città.
Io vedo un laghetto circolare molto suggestivo, con delle piante che a me ricordano i fior di loto. Ora sono appassite perché è la stagione, ma c'è una motivazione di queste piante qui. Sono fiori di loto? Ecco, mi confermi che sono fiori di loto? Sai Paolo, la passione dei pisani per le piante è rinomata. Basta pensare che a Pisa c'è l'orto botanico universitario più antico del mondo. Bravo, ci siamo già spiegati. E qui siamo arrivati ad un'altra delle vedute più belle che offre il Giro delle Mura, quando si incrocia la vista della bellissima chiesa di San Francesco, la più grande di Pisa dopo la cattedrale, una chiesa completata a inizio 1600 e che purtroppo dall'aprile del 2016 è chiusa a causa di un crollo che riguardò la parte vicina al suo abside. E purtroppo tante promesse, tante speranze, fondi PNRR, fondi vari, sta di fatto che a oggi la chiesa è ancora chiusa ed è un vero peccato. Ovviamente si passa dall'antico al moderno, non lontano dalla chiesa di San Francesco, il complesso dell'ex Marzotto, attualmente un concentrato di attività studentesche, e la torre piezometrica, così è chiamata questa torre, che in realtà era un contenitore idrico, ma adesso è importante perché è uno degli accessi alle mura di Pisa. Una curiosità che stiamo documentando con le nostre immagini, la appena citata torre piezometrica, contenitore idrico di una volta, ha una scala a chiocciola che permette una visuale dall'alto della torre stessa molto bella. Noi ne approfittiamo ovviamente. Visuale panoramica davvero affascinante, bellissima anche l'immagine del campanile della chiesa di San Francesco che spunta dalle folte chiome dei pini, e poi insomma vedere Piazza dei Miracoli in questo modo con una bellissima luce. Tra l'altro adesso abbiamo iniziato con il grigio, poi un po' di pioggia, adesso è spuntato il sole che ovviamente rende giustizia migliore alle nostre immagini. Dicevamo Piazza dei Miracoli vista passando davanti al campanile della chiesa di Santa Caterina e all'immagine della facciata, da una visuale assolutamente insolita. E poi scendendo da questa torre osserviamo questa visuale stupenda, veramente preziosa, della scala chiocciola della torre piezometrica che offriamo alla vostra ammirazione, ne siamo convinti.
Certo, si potrebbe discutere sull'utilità o meno di questi vecchi manufatti, però in un contesto anche di archeologia industriale trovo che hanno il loro fascino, con queste finestrelle leggermente bohemienne. Non credo che siano utilizzate, però ecco, questo è un altro degli affacci che danno le mura di Pisa dopo la torre piezometrica, in attesa di arrivare poi a un altro luogo strategico che è il Largo del Parlascio. Ma prima ancora passeremo a pochi metri da una delle più belle e antiche chiese della città, gioiello dell'architettura medievale, la chiesa di San Zeno, con una caratteristica facciata costituita da un portico sorretto da pilastri e colonne, unico nel centro storico a Pisa, e poi bifore, decorazioni e bacini ceramici. Qui siamo all'abbazia di San Zeno e alla porta omonima di San Zeno, detta anche porta monetaria, molto probabilmente perché qui si coniavano le monete, il grosso, l'Aquilino Pisano. Giova ricordare che Pisa era padrona delle miniere sarde d'argento e quindi riusciva anche a coniare monete d'argento. Ci stiamo avvicinando al Largo del Parlascio, appena recuperato da pochi mesi e fruibile ai visitatori. Insomma, siamo a Bagni di Nerone in poche parole. Ma prima di arrivare lì, Ferrucci mi stava raccontando che qui in basso una volta si giocava a pallone. In che senso, Ferrucci? Giocavano a pallone, ma non come facciamo noi oggi all'arena che andiamo a vedere Pisa, ma giocare veramente a pallone. Cioè, i giocatori impugnavano una protezione al braccio, una protezione in legno, e colpivano la palla, un gioco simile al tamburello, e sfruttavano la vicinanza delle mura di Pisa che facevano parte del campo. C'è ancora la linea di centrocampo dipinta con due bandiere italiane. Era un gioco molto diffuso che a volte vedeva anche contese molto sentite tra le varie città toscane. E adesso siamo arrivati al Parlascio. Cosa vediamo qui, Ferruccio? Noi oggi qui vediamo diverse cose interessanti. La più interessante sono queste rovine delle terme, i cosiddetti bagni di Nerone, anche se probabilmente appartengono all'epoca dell'imperatore Adriano, e appunto sono delle vecchie terme. Il territorio pisano ancora oggi è ricchissimo di zone calde, di terme. E sullo sfondo vediamo anche la chiesa di Sant'Orpè, Sant'Orpè patrono della parte di Tramontana, del gioco del ponte, e verrà martirizzato appunto a Pisa intorno al 60 d.C. e il suo corpo verrà abbandonato, almeno così ci dice la tradizione orale, su una barca. Questa barca giungerà in Francia e dove giungerà verrà fondata la città di Saint-Tropez. Ancora oggi c'è il gemellaggio tra Tramontana e Saint-Tropez. Ogni anno il 29 aprile una delegazione viene per festeggiare la parte di Tramontana. E adesso visitiamo gli interni del bastione del Parlascio, che sono stati inaugurati e aperti al pubblico lo scorso mese di luglio. Un restauro progettato interamente dall'amministrazione comunale e realizzato con l'aiuto economico della Fondazione Pisa. Sono molto belli gli interni a volta, che adesso sono anche un'accogliente sede per esposizioni museali temporanee e che contengono ora una ulteriore rampa di accesso alle mura, dotata anche di ascensore. Siamo ancora sopra il bastione del Parlascio, alla mia sinistra la trafficata via Contessa Matilde e dietro di me Piazza dei Miracoli. Man mano che ci avviciniamo a Piazza dei Miracoli ritengo sia superfluo parlare e lasciare parlare invece le immagini.
con Ferruccio Bertolini avete sentito tante piccole chicche storiche. A noi piace anche inquadrare con la nostra telecamera dotata di zoom, non il nostro supporto di ultima tecnologia a obiettivo fisso, ma con lo zoom inquadrare i campanili delle varie chiese che si scorgono. Potete fare un gioco, indovinare quali sono le chiese delle quali inquadriamo semplicemente il campanile dall'alto del muro, oppure uno spaccato di silhouette della chiesa stessa. È un bel gioco da fare. Adesso stiamo affiancando la cattedrale con tra essa e le mura i vari edifici che ospitano, no, tutte le maestranze dell'opera del Duomo al lavoro, e le visuali che cominciano ad apparire sono sempre più belle, ne abbiamo già viste alcune. La torre nascosta dalla vegetazione è ovviamente preda degli scatti fotografici dei tanti turisti che percorrono le mura, e oggi è una giornata dal tempo incerto. Abbiamo iniziato col grigio, poi un po' di pioggia, poi il sole, poi le nuvole, quindi non è propizio per un turista, ed ecco perché non ne incontriamo molti, ma ovviamente in altre ore del giorno e con un altro meteo le mura sono molto trafficate. Ed eccoci qua, il primo accesso alle mura da ovest e quello più scenografico, perché ovviamente si staglia dietro al battistero, e questa è la visuale che appare. E entrando dalla torre di Santa Maria si è subito attratti dalla mole del battistero, ma al di là delle mura c'è anche un altro luogo storico particolare, il cimitero ebraico. Nato nel 1674, è ancora attualmente in uso ed è un documento storico che riflette 4 secoli di storia della millenaria comunità ebraica pisana. E adesso andiamo a terminare il camminamento delle mura tra 250 metri, un punto panoramico che forse è la chicca finale di tutto il percorso delle antiche mura di Pisa. Ci avviciniamo verso la fine della corsa, tra meno di 100 metri, la barriera finale di questo stupendo percorso delle mura di Pisa che abbiamo iniziato partendo dalla torre di legno, cosiddetta torre di legno, per arrivare qui. Adesso stiamo per superare l'arco di Piazza Manin, dove c'è appunto la fine del percorso. Complimenti veramente a chi ha saputo recuperare questo gioiello storico dell'antica Repubblica Pisana. Lo apprezzeranno sicuramente tanto i turisti, che ovviamente sono sempre numerosi con questo panorama alle loro spalle. Tante volte cogliamo i loro oh di meraviglia nell'affacciarsi a questa piazza. Abbiamo terminato, grazie, alla prossima.